Una domanda che è diretta a tutti e tre, perché più o meno tutti e tre avete toccato in modo diverso un aspetto della questione, che è relativa alla commissione MEO e ad alcuni aspetti relativi al come gestiamo il, chiamiamolo, problema del software libero in Italia. Cioè, nel senso che la famosa questione dell'almeno, il professor Davoli è stato al centro anche di un po' di discussioni online relativamente a questa questione sulle varie liste di software libero, quindi anche lui sa benissimo di cosa stiamo parlando. È stata citata poi la legge regionale, ad esempio quella dell'Umbria, relativamente alla questione di questo. Io la domanda che mi faccio è questa: quanto in realtà queste cose ci stanno realmente aiutando? E in questo mi richiamo anche a quello che diceva Carlo Piana riguardo alla rottura del diritto, se noi cerchiamo di tirarlo. A me sembra che abbiamo un tentativo di prescrivere la realtà che non corrisponde poi a una realtà dei fatti, e mi domando se non ci sia in realtà un problema grosso culturale. La legge dell'Umbria stabilisce che si vada a vedere dove esiste, dove se ne ha notizia, alternative di software libero. Ora, questi sono escamotage tipicamente italiani. Qualsiasi amministratore con un minimo di buon senso è in grado di giustificare in parte queste cose. Mi ricordo la questione dell'accessibilità, la leghiamo al contratto, la leghiamo al fatto che se l'amministratore non ha i mezzi, vuol dire che non ha i mezzi, tutte queste cose. Allora la domanda è: quanto di questo possiamo raggiungere attraverso le commissioni o, nella vostra esperienza, diciamo, forzare, diciamo, l'aspetto legale, e quanto di questo invece può essere raggiunto con un cambiamento culturale che non vedo vicino? Mettiamola così, è vero che non è vicino, però 5 anni fa non c'era nessun master in open source e adesso ce ne sono 2 in Italia. 5 anni fa non c'era nessuna normativa, adesso ne abbiamo una nazionale e alcune regionali, soft, morbide, poco impositive, tanto così, fumose, concordo. Cioè non abbiamo finito di combattere, siamo ancora per strada, questo concordo. Però sono tutto e subito, secondo me, non funziona. Ci abbiamo provato. Io tanto è vero che quando faccio convegni, a parte questo, perché ha un senso diverso, ma quando io parlo alla politica, agli uomini della politica, non parlo più di software libero, io parlo di diritti dei cittadini, perché il software libero gli suona troppo male. Quando gli parlo di diritti dei cittadini vedo che mi capiscono, e dico: tu non me lo puoi obbligare, perché io ho diritto ad accedere a un file che tu pubblichi per me. E allora cominciano morbidamente, lentamente, quando si parla di conoscenza, la conoscenza che non può che essere aperta, perché la conoscenza è un sacrosanto diritto di tutti, quando si parla di saperi aperti, liberi, quando questo la politica comincia finalmente a capirlo e cominciano a usare come parole chiave anche loro. È difficile, perché purtroppo, e torno al tema del mio intervento, la pubblica amministrazione, mentre non esiste nessun assessore, che ne so, al lavori pubblici, che magari non è un architetto, non è un geometra, non è nemmeno un ingegnere, ma è lui che decide se là un ponte e lì un villaggio turistico e non viceversa. Perché? Perché sì, perché è una scelta politica. I conti del ponte si spera li faccia fare l'ingegnere, ma la scelta politica la fa lui. Sulle tecnologie, io sono 15 anni che faccio consulenza nella pubblica amministrazione, ma sulle tecnologie, appena si parla di tecnologie, il politico dice: no, aspetta che chiamo il tecnico, devi dirmi tu se vuoi essere portato a Milano o a Roma, entro quando, con quanti soldi. Io con le mie tecnologie disponibili ti ci porto, con il mezzo che risponde ai vincoli che tu mi hai dato, oppure ti dico: no, scusami, a Napoli in 30 secondi con un euro da Bologna non ti ci so portare. Ok? Però finché la politica non si appropria di questo linguaggio, e forse a volte anche per colpa nostra, perché i tecnici spesso parlano tecnichese, ognuno ha il proprio linguaggio, ok? Ma parlando alla politica bisogna imparare a usare termini che anche la politica capisca, perché li acquisisca, li faccia proprio. Vorrei continuare il tuo pensiero dicendo che c'è un'eccezione notevole a questo discorso che l'assessore urbanistica si tende a farlo, architetto e così via. Bologna attualmente ha un assessore competente per quello, il comune, competente per
quello che riguarda gli aspetti dell'informatica, che è l'assessore Caruolo, che è informatico, lavora al Cinecca, e non solo, è notizia di questi giorni, Bologna ha avuto la direzione del progetto Telecities, che raggruppa le 120 città più grandi d'Europa, e uno dei punti della presidenza di Bologna è proprio l'adozione del software libero. Quindi qualcosa si sta muovendo anche in questo modo. Sì, dopo 2 anni di ottimismo, qualche piccola nota di pessimismo o di realismo, che molto spesso sono sinonimi. Esiste una normativa, che è il codice dell'amministrazione digitale, che prevede non solo che, come diceva la direttiva stanca, quando la pubblica amministrazione pubblica dati, deve farlo con almeno un formato aperto. Poi sta anche a capire cosa significhi formato aperto. C'è una discussione in corso, cui Resoportiana ha una posizione, Microsoft ne ha un'altra, Microsoft Foundation un'altra ancora. Purtroppo questo codice è una legge che ha poche sanzioni, e una legge che ha poche sanzioni è una legge destinata ad essere largamente inefficace. Ce n'è una: se la pubblica amministrazione non seguisse la direttiva di anzi, l'altra grande disposizione, che quando si acquisisce o quando si crea software bisogna ricercare almeno una soluzione a sorgente aperto, se è possibile, o una soluzione che consenta all'amministrazione di acquisire codici sorgenti, eccetera, eccetera, e se non ci sono, di scegliere un programma proprietario. Abbiamo visto recentemente degli esempi in cui il CNIPA ha bellamente detto per soluzioni che vedevano anche la possibilità di avere software libero in alternativa, ha dato un parere tecnico pacificamente di disponibilità a acquistare software proprietario. Cosa fai? Fai un ricorso al TAR per questo? C'è discrezionalità tecnica, discrezionalità amministrativa, non c'è quasi nessuna chance di aver ragione. Io faccio anche molto spesso corsi al TAR, e l'esperienza in questi casi non è delle migliori. Un altro esempio: recentemente è stato modificato il sistema di CAP, cioè di codice di avvedimento postale. Le poste italiane, l'ex ente posto, poste di Stato come era una volta, ha deciso di non mettere più a disposizione il database dei CAP, cioè una cosa che tutti i cittadini devono conoscere. E grazie alla Free Software Foundation, la mia supervisione legale, ma soprattutto con apporti tecnici di parte dei volontari, siamo riusciti a ripubblicare questi dati, che sono di per loro natura pubblica, ma questo è stato fatto per consentire a Poste Italiane di vendere un programma di software rigidamente proprietario, che vendi sotto licenza o per uso privato o per uso commerciale. La licenza per uso commerciale costava qualche migliaio di euro. Il che mi sembra anche dal punto di vista della concorrenza un po' bizzarro. Ultimo flash: dicevo che la Commissione sta investigando sulle pratiche predatorie di Microsoft sul sistema del software. È ovvio che la Commissione comunica esclusivamente con formati proprietari e con formati proprietari dell'utente. Quindi ne nemmeno si prepara a distribuire. Qualcosa distribuisce, per carità, in PDF e qualcosa in HTML, però a sua volta il cane da guardia della concorrenza sta facendo qualcosa che è, in casa sua, rigorosamente contraddittorio con quello che sta facendo invece in casa degli altri. Per cui. Ce n'è un'altra, in realtà, perché il codice dell'amministrazione digitale che lui citava ne dice anche un'altra, che non è per così brutta, perché dice la pubblica amministrazione che compra software custom ha l'obbligo di darlo in uso gratuito a una qualunque altra amministrazione che ne faccia richiesta, che lo può adattare per le proprie esigenze. Come faccio ad adattarlo se non ho una licenza di software libero? Quindi la deduzione sembrerebbe, bravi, hanno l'obbligo, lo devono dare in uso gratuito a chi ne faccia richiesta. È vero purtroppo, perché dice lui, c'è, cioè, purtroppo la medaglia ce n'è sempre due di facce, che è disattesa totalmente questa normativa, ma soprattutto non è sanzionata, e gli italiani funzionano solo con sanzioni. Gli italiani,
Per chi di voi sa, immagino ormai tutti, l'autocertificazione è una legge che ha tirato fuori in teoria Bassanini nel 97. Oddio, c'era la legge 15 del 68, ma è più vecchia di me, per dire. È più un po' di me, no, purtroppo. La legge 15 del 68 era identica ma non sanzionatoria. La legge Bassanini di 29 anni dopo ha detto: vi taglio le mani se non consentite ai cittadini di autocertificare. Quindi, sino a che io mi auguro che dalla legge ME, dalla commissione MEO che faremo, riusciremo a mettere sanzioni. Ed è l'unico modo per avanzare un po'. Io volevo fare una domanda sui DRM, o meglio, un'affermazione, un pensiero. Voi avete parlato soltanto della gestione del software, no? Cioè nel senso, chi gestisce il DRM fondamentalmente si arroga la possibilità di far scadere a un certo termine o l'uso dei contenuti. Ma nel momento che io posso controllare tutto a livello di hardware proprio, i contenuti, posso fare censura in un determinato corrente politica o anche soltanto a livello percentuale, cioè in generale alcuni siti potrebbero essere, o alcune notizie potrebbero non essere più così tanto facilmente raggiungibili. Oggi potrebbe essere fatto con del software proprietario, ma io ce ne metto vicino un altro libro e controllo, faccio una statistica. Se la statistica è uguale, va bene, se vedo delle differenze vado a chiedere il perché. Quindi, però se io non posso più controllare questo hardware, e non posso più accedere ai contenuti se non attraverso tutta una catena di trusting come quella del DRM, fondamentalmente non so più quello che vedo o quello che non vedo, quindi quello che non vedo non lo so. Faccio parte dell'antipatico, perché queste cose qui l'ha detto, queste cose qui è stata in una parte che vi ho detto, ho parlato anche di blog, sarà possibile accedere al blog, ed è vero. La nuova versione di internet come un ambiente sicuro, sicurezza, terrore, pericolo, tutte le parole che proprietà, cioè quando si parla di parole evocative ce ne sono altre, non solo quelle di proprietà, per attivare questo ambiente sicuro si dice io autorizzo chi entra in questo ambiente sicuro e chi ne sta di fuori. Chi ne sta di fuori può essere insicuro perché intrinsecamente insicuro, non controllabile, o perché contenuti che si veicolano non sono quelli che provengono da persone certificate o da idee certificate. Ha perfettamente ragione. Cioè, però una frontiera che hai indicato nella tua domanda di cui non avevo parlato, ed è quella dell'hardware libero. L'hardware libero, perché in realtà l'hardware che abbiamo, a parte, deve essere completamente specificato, e non è vero hardware, perché molto dell'hardware che possediamo ha all'interno delle forti componenti software che non sono documentate, sono proprietarie e possono nascondere funzionalità a noi sconosciute, a noi dannose. Quindi una frontiera ulteriore che bisogna gradire è quella di volere l'hardware completamente specificato e volere che tutto il software che è sulle componenti hardware sia conosciuto, gestibile, perché questo può provocare problemi di sicurezza notevoli. Sta nascendo la Free Hardware Foundation in questi giorni, sì. La settimana prossima credo, giorni, è verissimo. Nel tuo grafico, su come hanno reagito le varie regioni con le loro iniziative locali, regionali, ho notato la Valle d'Aosta che hai specificatamente detto che ha risposto in maniera negativa. Allora, fermo restando che sono abituato a vedere che la pubblica amministrazione normalmente tende a non rispondere, ma questo che addirittura risponde no mi ha piacevolmente incuriosito. Mi chiedevo se avessi qualche informazione in più, se sai con quale motivazione ha risposto no, e o semplicemente ha detto no, siete brutti, piccoli, pelosi, oppure non sicuramente. Brutti e ciccioni quasi tutti, ma non lo aspetta. Però, no, mi dispiace, no, perché il questionario era... Era in italiano, non parlo francese. Forse è questo, avremmo dovuto tradurlo in francese, no. In realtà il questionario era piatto, cioè implicava dei sì e dei no, non delle motivazioni, quindi no, non ho... Posso provare a indagare la prossima volta, quando lo approfondiamo di più. Sarebbe interessante sapere chi ha risposto, quali funzioni. Quello lo so, ma...
questo non è raccontabile. È una funzione tecnica o politica? Tecnica. Lei prima ha parlato di costi annuali di licenze di software proprietario. Esistono degli studi sui costi di transizione? Cioè, a me pubblica amministrazione, ok, io pago 36 milioni di euro annuali, però va tutto bene, cioè comunque ho inteso nel senso che le cose funzionano. Quanti? Che dici? Nel senso che comunque c'è già un sistema funzionante, cioè... Ok, no, ho capito, okay. Va bene. Quanto mi costa? Sì. Cambiare totalmente questo sistema, perché comunque... Allora, i livelli sono tanti, no? Nel senso, parliamo di sistema operativo, parliamo di applicativi di automazione d'ufficio, parliamo di database e sopra gli applicativi, cioè il software che fa la carta d'identità. Quindi anche i costi sono diversi. Quello che noi lì abbiamo studiato è il passaggio da Office a Open Office, detto brutalmente, e questo ha un po' di costi, se ci avete provato sulla vostra pelle, ci sono, soprattutto chi è un utente un po' scafato, e io personalmente detesto il mouse e faccio tutto da tastiera, quindi tutto con tasti funzionali, e se faccio Shift F12 su Word, salva, se lo faccio su Open Office mi apre un elenco puntato. Non è personalizzabile ancora. Mi addolora, nel senso, per carità, imparo a far CTRL S e sto zitta, no? Salvo lo stesso. Il problema è che è costoso. Nella pubblica amministrazione, oltre al costo del singolo, c'è anche il costo, diversi costi, della formazione, perché io, vabbè, è il mio mestiere, sono informatica, mi metto lì e Open Office lo uso. Cioè, a parte che anche senza essere informatici, Open Office, se uno ha usato un computer una volta, lo sa usare. Un dipendente pubblico che, voi sapete, ci sono le rigidità, no? Per cui è pagato per fare il ragioniere, non per imparare a usare un altro strumento. Ci sono modi per incentivarli, modi anche economici, perché no, per incentivare la transizione, se no ci sono amministrazioni che lo hanno fatto, per fortuna, sempre di più, semplicemente ogni macchina nuova arriva solo con Open Office. Tanto, spero che non ci siano troppi dipendenti pubblici qui, non se ne accorgono. Gli si dice semplicemente che è una versione... Hanno provato Word versione X o Y, erano diverse. E questa è un'ulteriore versione di un editore di testo, non importa, non se ne accorgono. L'altro punto che invece può essere un po' serio è laddove ci sono applicativi che usano l'interfaccia, prendono i file in formato .doc, per esempio. E allora lì bisogna intervenire con il fornitore. E questo è un costo. Tuttavia, è un costo finito. Prima o poi a break even ci si arriva e da quel momento in poi il paese guadagna. Non importa quando è. A me va bene anche se fra 10 anni. Cioè se ci vogliono 10 anni di investimenti in cui quei 36 milioni di euro io tutti gli anni li dedico per la transizione, il passaggio dei dati da A, la formazione al personale. Bene, ma dall'11° anno in poi questo paese guadagnerà 36 milioni di euro l'anno. E quindi è un investimento fatto bene. O no? Sono assolutamente d'accordo, anzi rafforzo la dose. Si è parlato giustamente nella presentazione che hai fatto di total cost of ownership. Allora, io la prossima volta che sento parlare di total cost of ownership nella pubblica amministrazione urlo, perché mi sono veramente arrabbiato a questo punto. I soldi della pubblica amministrazione vanno spesi, e vanno spesi bene. Non è la stessa cosa spendere 100 euro in licenze e spendere 100 euro in personale, perché gli stessi 100 euro o 200 euro, non è la stessa cosa pagare 200 euro in assistenza o 100 euro in licenze. I 100 euro in licenze sono buttati nel cestino, per essere carini. I 200 euro investiti in persone che fanno assistenza sono, come si è detto giustamente, hanno una ricaduta tecnologica locale, di competenze, e porca miseria,
Le persone che lavorano pagano le tasse e fanno le tasse sul luogo. Per cui a me sembra che quando si parla di total cost of ownership, e quando ho sentito Fuggetta, membro della commissione mio, che insistiva su questa cosa, io ho una grande stima per il professor Fuggetta, ma mi veniva voglia di gridargli degli improperi. Ma la questione è questa: se uno ha una carie, può resistere un po' e si tiene il dolore, poi va dal dentista, paga e se la toglie. Questo è il problema. È tutto lì. Poi è vero che in realtà nella pubblica amministrazione si parla di investimenti e non spese, laddove si possono investire sul personale. Però il problema è: ho un problema, ho una carie, cosa faccio? Vado a guardare il bilancio e decido che no, non posso, mi tolgo il dolore, intervengo e pago. Questo è. Anche se costasse, secondo me, e anche se non si arrivasse mai a break even, sarebbe comunque una spesa che la pubblica amministrazione deve fare per i motivi che diceva lei. Altrimenti chiudiamo gli asili nido, chiudiamo le scuole, gli ospedali sono un costo secco, perché, per la salute del perché bisogna comunità. Fare queste cose? Certo. Ammazziamo i malati, cioè esattamente questo è il concetto. Diciamo piano, perché? No, perché si pensa si era una battuta. Comunque, per la transizione mi piace fare questo confronto. Nell'edilizia è stata fatta questa legge del, dipende dagli anni, 36-41% per di aiuti per chi fa delle ristrutturazioni. Lo Stato ci ha guadagnato perché è uscita tutta una parte di reddito che era non dichiarato. Perché? Perché ha creato ricchezza sul territorio e quindi ha reinglobato imposte. Reinglobato contributi, oneri contributivi sul lavoro. Se si crea lavoro locale, si fa arricchire il tessuto sociale, si fa arricchire il territorio e si hanno degli introiti e non solo delle importazioni. Prima diceva Flavia, chi ha usato un computer una volta nella vita, bene o male si barcamena a trovare le soluzioni. Ma il problema è proprio lì. La flessibilità si insegna, sapete quanto io ce l'abbia con certi metodi educativi basati su patenti e cose simili, e si insegna non a essere flessibili, ma al contrario, nell'interesse di qualcuno si insegna ad essere dipendenti dalla posizione dell'item nel menu, della posizione di quella specifica funzionalità. Chi invece, se date in mano un word processor a un bambino, è capacissimo, come io dico sempre, scherzando ma non troppo, come l'uso di un cellulare. Io ho messo provocatoriamente la mia patente europea per l'uso dei telefoni cellulari su reti, eppdl.org, possiamo fare una patente in cui si insegna ai ragazzi a spedire gli sms e si usano ore scolastiche e si comprano a spese pubbliche dei telefonini da dare in mano ai ragazzi, così imparano a mandare gli sms. È tempo sprecato come insegnare a usare un word processor, a insegnare a usare un foglio elettronico e così via. Leggete un bellissimo libro di Stoll che su appunto queste cose, Confessioni di un eretico high tech è il titolo, in cui si dice se uno studente, una studentessa del college deve sapere che cos'è un database, lei o gli si insegna il concetto, che cosa serve. Poi nel momento in cui avrà troppi fidanzati o fidanzate dirà: oh, so che cos'è un database, adesso lo uso, ci metto tutte le i gradimenti personali del singolo in modo che non vado da tizio e gli racconto le cose di Caio, come ricordo, no? Sono una domanda riguardo questo studio. È stato fatto principalmente sulle macchine, diciamo, client. Esiste una cosa simile per lato server? Quanto pagherà Microsoft? Questa è stata fatta da due persone, di cui una sono io, perché
un politico nazionale ha detto: ma voi parlate, però non ci dite mai quanto costa. Abbiamo buttato via 20 giorni del nostro tempo, buttati via non credo, perché è stato un investimento. Quindi adesso aspetto che qualcuno mi paghi per fare la seconda parte. Comunque, io vedo nelle realtà locali, questo è scherzosamente dico spanno medico, che il lato server è il lato più semplice, perché è molti amministratori locali hanno software libero senza non lo sanno, esattamente. Perché il lato server è un lato dove le persone che vi operano sono normalmente abbastanza competenti e trovano le soluzioni, spesso si trovano a dover fare le nozze con i fichi secchi. E quindi, dovendo fare servizi, dovendo creare soluzioni, il software libero risulta essere un strumento, come è giusto, molto valido per dare risposte immediate. E in molti casi, quando sono andati le strutture pubbliche a vedere quale software libero avevano in funzione, hanno scoperto di avere tantissimi servizi già basati su software libero. Noi cominciamo a avere qualche reazione con pubbliche amministrazioni locali, secondo me è un problema di informazione, nel senso ci sono tanti amministratori che non solo usano software libero senza saperlo usare, ma ci sono altrettanti che non usano software libero perché non sanno che c'è questa possibilità. Perché la dottoressa Mazzano ha citato delle direttive antecedenti 2098, mi sembra adesso non ricordo le date, io 15 giorni fa parlavo con un sindaco e gli ho spiegato che esistono delle direttive orientate alla pubblica amministrazione che prevedono l'utilizzo del software libero e che cos'è il software libero. Non lo sapeva. Appunto, volevo fare questa domanda. Cosa si sta facendo per informare chi dovrebbe poi spingere a creare questa tecnologia di fatto? È una domanda sulla quale mi arrovello da 10 anni, nel senso che mentre ai tecnici bene o male ci arrivo, perché ai convegni e agli eventi, quando c'è la parola tecnologia da qualche parte, anche il tecnico della pubblica amministrazione viene. E quindi magari riesco a fargli arrivare il messaggio che esiste una normativa, o comunque lui è obbligato, se è un dirigente è obbligato a conoscere la normativa vigente. Il politico non è obbligato a conoscere la normativa vigente e il politico, per definizione di politico, è una prima donna presuntuosa, sa tutto, non ha bisogno di imparare niente, virgola, si vergogna di ammettere di non sapere, laddove è così lucido da capire che non sa. E non esistono più, ahimè, le scuole di partito, di qualunque partito fossero, erano benvenute. Là erano strumenti, momenti in cui la politica veniva in qualche modo informata su quelle 4-5 regole del gioco, cioè per andare a fare il sindaco alcune regole del gioco le devi sapere. Non c'è più. Basta guardare le Iene. Sì. È doloroso. C'è chi lo fa, c'è qualche regione che lo fa, qualche ente che fa, oppure qualche partito che ogni tanto fanno la scuola quadri o le summer school, ma quando si parla di tecnologie la politica non partecipa. Io insisto, mi piglio la mia colpa per quello che mi compete. A volte noi tecnici usiamo termini non comprensibili, parliamo una lingua sbagliata. Ma più di una volta mi sono ritrovata in una giunta a spiegare cosa avevo fatto in quell'ente e il sindaco mi dice: no, ma tu dici dove va, non spiegare, tanto noi non capiamo. Ma come non capisci? Ma io te lo spiego in italiano, mica te lo spiego in tecnichese. Tu non hai bisogno di sapere se io ti ho messo una fibra ottica tra il palazzo A e il palazzo B e con quali connettori o con le... Tu devi sapere che il computer che ha il dipendente A nel palazzo A è collegato e legge, vede le stesse informazioni e dati che ci sono nel palazzo B del dipendente B. Poi se sotto ci sono 5.000 cinesini che portano le informazioni, a te non importa. Ok, ma io non te lo dico neanche. Però è difficile fargli passare, appunto, lui ci dà una speranza con Bologna, speriamo che Bologna è sempre stata uno degli esempi, anche dei miei grafici, era sempre bella, colorata bene. L'Emilia, quindi c'è speranza che continui. Io vorrei fare un intervento, come diceva prima Carlo, sul realismo, oltre ci vuole, bisogna sempre compensare speranza e realismo. Quello che ho visto in
questi anni è, da un lato, una comunicazione carente proprio in termini generali. Nel momento in cui abbiamo tentato di spiegare sui giornali cosa stava succedendo a livello comunitario per i brevetti sul software, e notate, è avvenuta una cosa storica, prima volta nella storia dell'Unione, che il Parlamento rigetta alla Commissione una norma in seconda lettura, dove ci vuole la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Quel giorno erano presenti, non mi ricordo, circa il 97% dei parlamentari europei, storico. Nel momento in cui tentiamo di arrivare ai giornali a dire pubblicate, dicono non possiamo pubblicare. Perché? Perché un giorno sì e l'altro pure hanno paginoni pagati da qualcuno e hanno una paura, boia, di perdere quell'introito pubblicitario. E quindi il politico che legge dal Sole 24 Ore a Repubblica non viene informato, perché c'è qualcuno che attraverso il social controlla anche la stampa, e questo è molto grave. Non la dire troppo forte, perché è pericolosa. Aiuto! No, nel senso, è pericolosa in questo senso. Sono questa battaglia sui brevetti è stata, mi ha aperto una finestra che non avevo mai visto. Mi sono resa conto del potere della rete. Uno dice, bravo, ti è svegliata a 50 anni, meglio tardi che mai. Ha un potere mostruoso, mostruoso, che per fortuna, per questo lo dico piano, la politica ancora non ha colto. Quella che si chiama e-democracy o e-participation e qualcosa, no? Quando i giovani di oggi, voi, sarete a fare la politica, voi siete persone che usano quotidianamente le tecnologie, le chat, strumenti di comunicazione e di partecipazione con tecnologiche. Per voi non è un problema mandare un'email e non sarà un problema mandare un'email al vostro sindaco il giorno che fa una cazzata grande come una casa per dirglielo, e lo farete voi e altri 500.000 concittadini vostri, perché domani internet sarà diffuso. Quei sindaci, se sono gli stessi di oggi, non saranno pronti e finalmente salta la baracca e cambia la politica. Ma se glielo diciamo prima, ci bloccano la e-participation, non glielo facciamo sapere. Allora, diciamolo però sotto voce. Dall'altra parte il realismo è quello dei funzionari, da un lato, cioè fascia tecnica, e i politici, dall'altro, negli enti locali, che utilizzano la tecnica, la politica del nessuno mi licenzierà mai per aver scelto IBM una volta. Esatto. Oracle. Oracle, o Microsoft. Esatto. Oggi. Fare un errore, fare qualcosa che non funziona, come non funzionano le cose di tanti altri, è un male comune, un mezzo gaudio. Fare qualcosa che può avere problemi anche minori, ma facendo una scelta fuori dal coro, genera delle responsabilità enormi. Ed ecco perché c'è questa remora a prendere altre soluzioni. E qui bisogna intervenire con strumenti di rete, rete in senso di mettere in comunicazione questa gente in modo che prenda delle decisioni non da sola, ma prendano delle decisioni in un gruppo che fa questo tipo di attività. Per esempio, esiste un coordinamento dei responsabili dell'informatica nelle ASL italiane, hanno fatto un gruppo di lavoro su software libero per poter far prendere delle scelte gruppi di ASL insieme, non una da sola, in modo da avere le spalle coperte e poter prendere delle decisioni. Realismo? No, penso che realismo, questo è pessimismo, nel senso che le scelte della pubblica amministrazione, e lo dico da esperienza diretta in scelte della pubblica amministrazione, non perché lo prese io, ma come consulente, sono spesso governate, non so come dirlo in modo gentile, da elementi che non sono direttamente tecnico-economici. Sono anche dove ci sono costi, ci sono margini, c'è possibilità che questo margine venga diffuso in una maniera più ampia. E purtroppo, parlando della pubblica amministrazione italiana, ci sono ancora molti di questi spazi che Tangentopoli non ha portato via. Per cui attenzione, quando noi parliamo di scelte su determinati tipi di, non sto parlando di nessuno in particolare,
probabilmente non sto parlando nemmeno delle multinazionali, ma di operatori magari locali, quindi più in contatto col politico, ho assistito a delle scelte che non sono comprensibili se non invocando livelli di scelta superiori, diversi e non sempre interamente legati. Comunque l'ignoranza fa anche la sua parte. Ho personalmente dovuto avere un diverbio con un responsabile di una regione italiana per la parte informatica che sosteneva che non si poteva utilizzare software di database liberi perché avrebbero messo a repentaglio la sicurezza dei dati dei cittadini, come che la segretezza della implementazione creasse maggiore sicurezza, mentre invece è contrario, che questo l'ha dimostrato Kerckhoffs nel 1883 sulla crittografia militare. Quindi sono in ritardo culturale di 100, non so fare i conti. 100.000 anni, fatta in termini informatici. Sì, era geologico in termini informatici. C'è un altro elemento negativo che è importante che lo sappiate, e che è l'oltranzismo. Secondo me l'oltranzismo, il talebano del free software non ci fa del bene. Serve, perché serve la testa d'ariete che spacca la porta e poi la porta è aperta e poi se ne riparla. Però quelle sono persone che, quando hanno a che fare con la politica, il politico si ritrae, si spaventa, dice, ma se io devo avere a che fare... Io devo dire, a Stallman gli ho fatto esattamente questa domanda quando è venuto a Cagliari, alla regione, una platea di queste dimensioni piena, e lui che fa ovviamente la sua scena grandiosa in cui si mette la tuta, l'aureola e quant'altro. Lui è un genio, nel senso che i contenuti come li sa esprimere lui nessuno. Però gli ho detto, ma questa sceneggiata, per fortuna non c'era solo, perché se ci fosse stato solo, secondo me, si sentiva preso in giro. Perché? Cosa ho fatto? Vabbè, ok. Cioè, l'integralismo lanciato in questi termini a volte ci ritorna indietro come un boomerang, quindi secondo me se si ammorbidiscono un po' i toni c'è più chance di arrivare in fondo. Si possono ammorbidire su quello che è il percorso, ma non bisogna mai transigere sul discorso delle libertà individuali costituzionali. È quella la chiave di volta che bisogna far presente ai politici per riuscire a portare avanti le nostre idee. Perché qui non stiamo parlando, è quello che per cui critico i giornali che non pubblicano, non stiamo parlando del terzo bit del DRM, non stiamo parlando di fare disassembling di qualcosa che è per affetti i lavori, stiamo parlando del diritto che hanno le persone di esprimere le proprie idee o no. Allora non c'entra più nulla, potrebbe essere informatica, uso di computer, potrebbe essere anche biologia, se trova la maniera di non farmi parlare, di non fare il modo, o di fisica, se trovassero il modo di cambiare le onde sonore che io emetto. Stiamo limitando la libertà personale e quella sono diritti fondamentali, inviolabili. Cambieremmo completamente la nostra società se andassimo a toccare così profondamente quelli che sono i nostri diritti. Una alla volta, per carità, dicevo da me. Due domande brevissime. Primo, dove troviamo le slide? Secondo, come mai c'è il simbolo di copyright prima del suo nome nella slide? Ma c'è scritto copyleft dopo, da qualche parte. Ma il copyleft è un copyright. Anche sui amici a Creative Commons, ma un copyright. È un copyright. Copyright significa che il diritto d'autore si divide in due parti. Diritto morale e diritto economico. Io rivendico e sono cattivissimo sul diritto morale, perché essere autore, voglio che questa sia una cosa che nessuno mi tolga, però voglio poter cedere nel modo che voglio il diritto economico sulla mia opera. Quindi verranno rilasciate, sono in copyright. Sul portale? Sì. Adesso verranno messe sul sito di Alma, della Grada School, e comunque verrà messo sulla pagina del master un puntatore per indicare dove sono le slide. Su forma di dichiarazione pubblica, le mie slide, anche quando ci sia scritto, sono concesse con Creative Commons, licenza by Share Alike, e no. Io sono contrario alle licenze non commercial perché restringono delle libertà,
di utilizzare i prodotti dell'intelletto come uno crede meglio. Di solito le cose che hanno contenuto politico, non scientifico, le tendo a rilasciare col verbatim copying, perché temo che vengano prese porzioni estratte dal contesto generale e possa venire dato un senso diverso di parole. A livello giuridico, a livello legislativo, cosa si sta favorendo di più? In realtà l'open source o c'è la legge proprio come si muove? C'è l'open source, i programmi proprietari, cosa si sta favorendo, cosa si sta sfavorendo? Premesso che sono la stessa cosa? Sì, premesso che sono la stessa cosa? Sì, sì, e sono due modi di interpretare lo stesso fenomeno, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle libertà, come giustamente ha chiarito Renzo. Io temo che, anzi vedo, che si sta prediligendo l'aspetto tecnico, quindi open source, rispetto all'aspetto politico di libertà, perché conviene di più impostarla da questo punto di vista. E come ho detto prima, le parole sono pietre. Se io dico che una cosa non è software libero ma è open source, nonostante sia la stessa cosa, le parole sono pietre, e quindi uno tende a pensare che sia un aspetto tecnico e quindi metterla sul piano della tecnicità, della sicurezza, del costo, eccetera eccetera, e non sul fatto che sia corretto e sia un elemento di libertà usare software libero. Per cui l'aspetto di libertà fa ben poca breccia negli ambienti politici, ma soprattutto negli ambienti di business, nonostante siano la stessa cosa. Ma io penso che oltre alla libertà c'è anche da considerare la produttività di un aspetto, cioè che ha questo fatto di mantenere il software libero. Se lasci agli addetti ai lavori la libertà di analizzare, studiare, modificare, crei un volano di produttività. È una grossa perdita di potenzialità quella di mantenere il software. Credo che anche questo aspetto vada tenuto presente e divulgato anche ai politici. È un prodotto diretto, voluto, della libertà numero 4, per esempio, la libertà di modificare il software e distribuire un software migliorato, così che i tuoi vicini, il tuo prossimo, abbia miglior software. Questa effettivamente è una cosa voluta ed è un sottoprodotto di una libertà che viene riconosciuta. Quindi la riespansione della libertà consente il naturale svolgersi di un'azione altruistica, che però viene fatta in senso egoistico. Al contrario, per i proprietari del software proprietario questo è un rischio. Ed è per quello che vogliono limitarla, perché per chi detiene quasi monopolio, ogni innovazione ha un costo, e quindi il creare una Babele per cui non si possa vedere quello che ha fatto il vicino perché non si riesce a conoscere, fa in modo che non ci sia innovazione e il prodotto, il software, abbia una vita più lunga perché non ci può essere innovazione. L'innovazione per un monopolista ha un costo, quindi deve fare di tutto per evitarlo. Io volevo collegare un attimo a una cosa che stavate dicendo prima, cioè relativamente al fatto che non si giunge ai giornali quando ci sono questioni importanti e non si riesce a fare, diciamo, rendere pubbliche determinate cose. I giornali tipicamente stravolgono anche i fatti che sono collegati a questioni informatiche. Giusto l'altro giorno c'era l'esempio del caso Duncan negli Stati Uniti, che veniva travestito con un caso di password criptate che non venivano date, come un aspetto estremamente limitato del caso originario. La domanda che io volevo fare è questa: secondo voi, è più ignoranza o è più lavaggio del cervello oggi? Cioè, siamo ancora ignoranti o siamo già stati cambiati, fra virgolette? Qual è l'aspetto profondante? Non lo so, sinceramente. Io direi che in Italia siamo peggio che in molti altri. Io vedo che alcune notizie passano su giornali generalisti, sì, in Francia, sì, Inghilterra, sì, in Belgio, Spagna. Io sono stato intervistato da Bloomberg, dal País, da un giornale belga, da un giornale della Svizzera francese, da giornali inglesi.
parte delle grandi agenzie di stampa. L'unico che si è preso la briga dei giornalisti di parlare con me è stato un tizio dell'ANSA che purtroppo non sapeva di cosa stessi parlando. Mentre con gli altri giornalisti... Devo dire che è vero a noi non soltanto per il software libero, è vero per tutto. Qualche mese fa ero in Spagna, apro, credo fosse proprio il País, due pagine intere, grosse così, sulle mutilazioni che vengono fatte alle donne nei paesi genitali, che vengono fatte alle donne nei paesi africani. Due paginate con disegni, foto, in Italia mai e poi mai sarebbe passata. Non c'entra il software, non c'entra le multinazionali, non c'entra. La libertà di dire le cose come stanno manca in questo paese, non so perché. Io sono molto preoccupato sulla libertà di informazione in Italia, perché quando vedo i giornali mi sembrano tutti fotocopie, mi sembra che i giornalisti, più di fare vere indagini, quello che fanno è prendono l'ANSA e ci ricavano sopra. E questo vuol dire che abbiamo una informazione monocorpe, senza possibilità di avere un vero dibattito su quello che sono le informazioni che ci arrivano. Anch'io ho avuto la stessa esperienza. Nella Svizzera italiana c'è un programma radiofonico del canale nazionale su software libero che si tiene una volta alla settimana e loro mi hanno intervistato. In Italia, quando si è trattato dei brevetti su software, l'unico che ha fatto uscire un articolo è stata l'Unità Online, neanche la forma cartacea. È veramente una cosa problematica per tutto, non per il software libero. Sta parlando di Radio Linux. Radio Linux è italiano, c'è una Svizzera italiana che fa proprio un programma specifico sul software libero. Se volete si riceve via satellite, non so se c'è anche il streaming su rete. Non vedo che questo mi volevo agganciare sempre questo problema della difficoltà di divulgare delle informazioni. E se invece ci si rivolgesse a trasmissioni e media comunque provocatori, lei prima ha fatto il caso delle Iene, con questi dati, quelli della sua indagine, si sono dei soldi, nemmeno si pensa di superare l'ostacolo oppure ci sono altri problemi? Perché io penso, quando si parla di soldi e dei soldi, tutti capiscono, politici, gente comune, tecnici e così. A me dispiace, rispondo prima di un attimo, dispiace che la giustizia si debba ottenere con la spettacolarizzazione. E io non credo nei gabibbi e nei... Vorrei una società dove esiste chi ha ragione, chi ha torto, al di là del fatto che si appaia, cioè deve esistere l'essere prima dell'apparenza. Sì, questo sarebbe bene. Sarebbe molto grave che la giustizia dovesse passare solo sull'apparenza, sulla possibilità di passare da uno scandalo, perché vuol dire che veramente nessuno è più veramente uguale davanti alla legge, perché i diritti dei più deboli, delle minoranze, e i diritti magari che non hanno una diretta ricaduta economica, come i diritti di libertà, non passano in televisione e non sono più tutelati. Sarebbe una società pericolosissima. Spero che non sia quella che abbiamo oggi. Sarebbe già, almeno cerchiamo di combattere la battaglia con i loro strumenti. Usiamo le armi che non capiscono. Ho paura che sarebbe controproducente per vari motivi. Uno, perché pensate alle vostre mamme, con tutto il rispetto che portate loro, quanto potrebbero capire di quei tagli e incolla che farebbero di un discorso fatto da lui rigoroso e perfetto, ma i tempi della televisione sono di pochi secondi, prendono la frase, la estrapolano, la inseriscono in un contesto che fa magari ridere e lui ci fa la figura di imbecille. Non mi piacerebbe, io non la vorrei fare. Io non pubblicare questa, cioè dire guardate quanti soldi buttiamo. Quel documento è stato fatto girare ovunque, non ha pubblicato nessuno. Io no, non è vero, il Mondo l'ha pubblicato. Il Mondo l'ha pubblicato. Settimanale. Ma perché c'è un giornalista che conosco, che si sa, capisce cosa vuol dire software libero, ci crede e lo fa. Ci crederemo noi. Bravo. Se avete piacere. Sicuramente sì. È difficile.
Anche a me piacerebbe che la certezza del diritto fosse su un altro piano che non quello dello spettacolo. Abbiamo esaurito la nostra pazienza. Abbiamo esaurito la pazienza. Ah, c'è l'ultima domanda, velocissimo. Io sono velocissimo, ma non sono un DRM, perché siamo la funzione sociale. Questi giorni ho letto un articolo in inglese che parlava in termini strettamente economici, c'erano proiezioni sul futuro della diffusione dei sistemi operativi proprietari e open source, e dava assolutamente per vincenti quelle open source, nel senso che almeno vincenti che termini? In termini di diffusione. Nei prossimi 10 anni, secondo l'autore, comunque la stragrande maggioranza dei sistemi operativi su PC, comunque su piccole macchine, saranno open source. E quindi, secondo me, il grande cartello del DRM, del Palladium, del Trusted Computing, tanto l'idea fondante è comunque la stessa. Questo fatto l'ha intuito da tempo, anche perché la tecnologia in realtà esiste da tanto tempo, la tecnologia che sta alla base del DRM. E la stanno lanciando adesso in maniera silente, proprio per la domanda che faceva lui poco fa, cioè l'utente è assolutamente disinformato di questo evento. Chi ha visto un computer adesso, ancora una volta dico, utente medio, utente proprio base, non si pone il problema, gli dicono semplicemente che su ha una tecnologia che è più sicura, è buona, e si fermano lì. In quel modo si inserisce sul mercato automaticamente in maniera indolore e noi non abbiamo nessuna forma di reazione a questo. Quindi dico, quando parliamo di DRM, secondo me dovremmo forzare molto su questo punto, sulla diffusione dell'hub, sulla diffusione proprio commerciale, perché ci sono tante imprese piccole, medie, che ovviamente non fanno parte del cartello, perché producono open hardware, ma la gente non lo sa, non sa a che serve, non sa che differenza c'è. Si è già dato una risposta da suo. Il problema è l'informazione. Sì. Attenzione, però, anche qui, parliamo di sistemi operativi open source, no? Io temo altrettanto un sistema operativo open source con DRM quanto un sistema, forse di più, che un sistema proprietario senza DRM. Esiste un fenomeno che Stallman chiama, io non so dirlo molto bene in inglese, ma TiVoization, cioè di rendere il software libero o open source effettivamente, adattarlo a una macchina e far sì che tu hai il diritto di modificarlo, ma quello modificato non funziona su quella macchina. Per cui su TiVo, che è un apparecchietto che serve sostanzialmente a registrare le trasmissioni televisive e che ha un successo enorme negli Stati Uniti, c'è su, penso che sia una Debian o una cosa del genere, però modificato in modo da adattarsi a un hardware con un DRM, tu puoi avere i sorgenti, puoi modificare il programma, puoi vedere tutto. L'unica cosa che non puoi fare è prendere la versione modificata e installarla sul loro hardware, perché questo non funzionerebbe. Per cui attenzione, anche qui l'accento deve essere sulla libertà, non sulla tecnologia. Il fatto che io possa vedere, addirittura modificare il codice sorgente di questa roba, ancora non mi dice niente sulla possibilità per me di rispettare il fatto di libertà. E come dice, questa è una parodia delle libertà. Quindi attenzione a non confondere ancora l'aspetto tecnico dell'open source o il successo di una particolare del sistema operativo, può essere Linux, macOS o altre cose, in virtù invece di Microsoft, potrebbe addirittura essere peggio. Almeno da Microsoft sappiamo cosa aspettarci, dagli altri io ancora come si dice, dagli amici mi guardo io, dagli amici mi guardo Dio. Io ho un po' di brividi ogni tanto a parlare. Avere ragione in non riuscire a comunicare non importa niente. Che grande attenzione, però 25 anni fa, no, finisce.
se si è riuscito a in un certo senso a mettere d'accordo tecnici, avvocati, qualche legislatore, che ci sono delle necessità da salvaguardare, non capisco perché dobbiamo avere, diciamo, un grado di fiducia minore in magari anche dei professionisti che possono essere attori, comici, magari non dico ovviamente alcuni, no? Non voglio fare il nome, perché magari effettivamente è vero, dovrebbero non esistere in questo momento alcuni, ma se abbiamo affrontato un problema da tanti punti di vista, penso potremmo affrontare il problema anche dei media, nel senso, questa è una società di massa, è inutile dire, il lobby si può fare quello politico, ma 500 inizi, 10.000 mail che arrivano a un politico accendono, se sta a leggere il mail, questo. No, io lo posso mandare per fax, metto lo spiego, però mandano un segnale, ok, d'accordo, ci sarà qualcuno che è capace di comunicare, di educare, di attirare l'attenzione su questi temi, così come abbiamo dei professionisti che fanno sicurezza o fanno reti, avremo dei professionisti interessati a fare spettacolo. Ma io conto proprio sul fatto, su questo, quello che dicevo prima, che lo dico sottovoce, proprio perché i media ufficiali sono, non sono più controllabili da noi, sono già controllati. Non ci arrivi più, non arrivi alla televisione, non arrivi ai giornali, non arrivi alla radio, qualche pezzettino in qua e in là, ma i mass media, quelli di massa, non ci arrivi. Mentre, per fortuna, e insisto che va detto piano, internet è ancora una cosa che non controllano, o quantomeno, forse non ne hanno capito la valenza, non ho idea. L'ha dimostrato il discorso sulla brevettabilità dei software, veramente io ho ricevuto centinaia di mail, io, che non sono nessuno, perché tutti mi sollecitavano a, e io a mia volta ne ho sollecitati centinaia. E avete presente l'esponenzialità di come funzionano i virus, come si diffondono bene, proprio perché esiste questa rete. È una comunità che raddoppia, se ognuno di noi lo manda a 10 persone, la crescita ed è l'unico modo. Però purtroppo, in quello stesso periodo, io ho mandato una mail a tutti i parlamentari europei italiani, non ho fatto il conto esatto, ma era più di metà, mi sono tornate indietro le mail come casella di posta elettronica piena. Cioè questi non solo non leggono, pazienza, non se le fanno nemmeno scaricare e stampare da una deficiente di segretaria che sicuramente ne hanno a mazzi, che fanno altro. Cioè scaricala, svuotala sta casella. Non mi rispondi, pazienza, sei lì pagato da me e mi disturba un po' che non mi rispondi. Ma pazienza, ma almeno che mi ritorni dicendo casella di posta elettronica piena, queste robe qui devono finire sui giornali. Perché non finiscono sui giornali? Non sono i media che noi controlliamo. Non ci arriveremo mai. Le faccio una battuta, non mi aspettavo questa risposta. Intanto sono fidanzato con una segretaria, quindi non tutte le segretarie sono difficili. No, quelle sì. No, ci mancherebbe altro. Perché? Non si riesce a far arrivare proprio attraverso di loro. Poi comunque, paesi dall'altra parte, Albania, è un paese che se oggi parla un po' di italiano è perché riceveva le nostre onde radio, le nostre onde TV. Benissimo, andiamo a trasmettere in Albania. Non è mica un problema, vorrà dire che qualcuno, poco, sempre un po' di più che niente, vedrà queste TV. Brasile. L'ho avuto così, Brasile, Sudafrica, Uganda, Giordania. India, Giordania. Questo mi mancava, sono solo alcuni paesi in cui l'adozione di software libero è un punto nell'agenda politica, nell'azione di ogni giorno. Sto parlando del Brasile. Sto parlando di gente che ha problemi a sopravvivere. La Germania non ha problemi a sopravvivere. La Germania. Il comune di Monaco. Ha fatto. La Svezia, l'Austria, la Francia, l'Inghilterra. Il Dipartimento della Difesa americano. Lo Stato del Massachusetts. Cioè. Altrove questi elementi sono effettivamente nell'agenda politica, in altri paesi no. Le banche stanno capendo finalmente quello che dicevo prima,
che la sicurezza non ce l'hai solo perché c'è il bollino della ditta Pinco Pallino. Non è sufficiente vedere cosa c'è dentro, quello ti dà un po' di sicurezza in più. Però ancora, nessuno, io non sento mai parlare delle lezioni su software libero che fa Lula in Brasile, che fa la comunità di Monaco, la municipalità di Monaco in Germania, che fa lo stato del Massachusetts negli Stati Uniti o altri paesi, non se ne sa assolutamente niente. Quindi sembra che quando noi proponiamo di avere nell'agenda politica un'azione per il software libero o per le libertà digitali in generale, sembra che siamo dei deficienti che stanno venendo giù da Marte. In altri paesi lo fanno, perché noi no? E chissà, non ho una risposta. Azioni positive per aumentare la conoscenza ci sono. Ad esempio, sotto il DRM c'è un'iniziativa che si chiama Defective by Design, che è della Free Software Foundation, in cui loro si mettono davanti alla Apple come, con le tute radioattive e dicono attenzione, questo passa, però cosa passa di dietro non lo so, se passa l'immagine o il messaggio. Le scorte ci sono, qualsiasi contributo è più che benvenuto. Noi si cerca di avere una visibilità. Allora un'altra provocazione, mandatemi a Bulle Cube e spesso io parlo di è un mondo libero, è un mondo libero, ma non vedo perché non posso farlo. Il problema è che non ti posso mandare, cioè, no, cioè, ti viene 10 del mano, ma c'è scritto dei pirati in Italia? Questo è stato fatto in Svezia. No, nel periodo dei pirati, ma qualcuno sa che fai parlare per dei pirati? Io qualcosa è passato in rete, ma andiamo a fare un qualcosa del genere in Italia per chi ha cazzo politico. No, tutto è c'è un sito della Commissione Europea sì, spero di sì, che elenca una serie di buone pratiche, questo qui Open Source Observatory di IWC, dove sì, ci sono non solo buone pratiche di vario tipo, immagino si veda, ma anche appunto qualche case study e pubbliche amministrazioni che, mondiali, ma soprattutto europee, che lo usano. E vi potete abbonare, ma ecco qui la prima per dire, Belgio, Orwell High School, Prague Works, Bologna, Romania, Gdansk, Spanish Ministry for Public Administration, Survey in Italian School, Provincia di Genova, eccetera, eccetera, cioè ve li trovate comunque, ce ne sono tanti, non soltanto il terzo mondo, appunto. Comunque esistono anche medie alternative tipo Arcoiris, che si sta riprendendo ora, che manderà questo servizio via satellite se lo chiedete, e comunque disponibile via rete. Quindi noi facciamo la nostra parte per divulgare. Certo, non saranno le Iene, però magari chi viene a cercare questo tipo di informazione persona che è capace di decodificare meglio l'informazione e di ricevere il messaggio nella sua interezza e non spezzettato in componenti che lo snaturerebbero. Ringraziamo tutti di aver resistito a questo lungo seminario. Comunque ho visto che c'è stata partecipazione e domande, quindi vuol dire che rispondevamo a un interesse di comunicazione, questo mi fa felice. Se lasciate chi non è conosciuto i vostri dati, se ne avete voglia, provvederemo a invitarvi a prossimi seminari. E chiaro, concludo questo evento in maniera, diciamo, felice di quello che è successo oggi, perché, come vi dicevo, quando organizzo queste cose vanno oltre le mie aspettative, sono il primo a imparare tanto da questi seminari. Grazie a tutti di aver partecipato.